Sindaco, questa mattina anche ovviamente il comune di Buccino fra quelli più colpiti dalla difficile situazione della viabilità. Qual è attualmente da voi la situazione? Ma noi siamo al collasso da un punto di vista delle strade, della mobilità in generale. Peraltro danno la beffa perché ci sono strade chiuse a causa di frane, smottamenti e tutto il traffico automobilistico e in generale quello veicolare si riversa anche sulle strade comunali, ovviamente sopportando un peso notevole e in questo momento, almeno nel mio comune, penso che in generale anche per gli altri comuni, anche le strade comunali insomma stanno in qualche modo collassando rispetto a questo traffico che viene in qualche modo dirottato. Oggi siamo qua, speriamo che ci siano delle risposte. Io non faccio una discussione di carattere politico, ma è solo una constatazione reale di un territorio che soffre e soffre maledettamente. Ovviamente quando parliamo di territorio parliamo innanzitutto di popolazioni, di comunità che in questo momento stanno soffrendo per questo, insomma, per questo problema che negli anni varie volte sottolineato non si è data risposta. Le strade di ingresso ad un paese o a vari paesi o ad un territorio, almeno quelle vanno messe in sicurezza. Noi non parliamo, almeno per quanto mi riguarda, non voglio le autostrade, ma almeno le strade che sono di ingresso e comunque collegano tra di loro varie comunità, varie popolazioni, vari comuni, vari paesi, e almeno queste devono essere messe in sicurezza. Parliamo della messa in sicurezza delle strade, che è già potrebbe essere in qualche modo una risposta ad una situazione che, ripeto ancora una volta, non, anche a rischio insomma di fare il Paganini di turno, però stiamo collassando. Noi siamo veramente in serie difficoltà. La 19 di Reggio Calabria, la vecchia autostrada, la vecchia arteria che collegava, diciamo, l'Italia con le Calabrie, è bloccata. Io sono preoccupato, sono tantissimo preoccupato, non tanto per la strada, perché quella è una preoccupazione dello Stato, è una preoccupazione dell'ANAS, ma io sono preoccupato per i miei cittadini. Io penso che nelle prossime ore dovrò fare un'ordinanza di evacuazione per i miei cittadini, perché ci sono delle case messe veramente in repentaglio, delle case che da un momento all'altro la frana può essere, che le case possono essere raggiunte dalla frana. Quindi veramente la mia preoccupazione è questa, l'incolumità delle persone. Ho una 49 per la precisione, 49 abitanti che sono ormai restati fuori dal centro abitato, quindi 49 persone che per andare a comprare lo zucchero devono fare 60 chilometri, 30 per andare e 30 per ritornare, quindi devono andare a prendere l'autostrada alla Salerno a Pedina per poi arrivare a Polla e quindi raggiungere il centro abitato. Veramente siamo in pieno disagio, il centro abitato, questi cittadini sono in piena difficoltà. La mattina i miei ragazzi per raggiungere la scuola devono fare circa 60 chilometri. Veramente siamo in disagio. Noi abbiamo circa 100.000 turistici che ci raggiungono ogni anno e quindi siamo penalizzati. E questa è l'arteria più importante per raggiungere le grotte di Bertosauletta. Più che il Giro d'Italia, che è anche importante, è una questione di simbolo, ma noi abbiamo l'economia che è bloccata in questo senso.